Brescia, poi arrivano i tedeschi e qui fanno un avamposto, una grande caserma, per cui i tedeschi avevano i soldati, ovviamente quello era pieno di pietre pesantissime e ovviamente contrappeso tiri giù e sale. Era talmente faticoso che hanno deciso di fare anche il ponte per le persone singole, così facevano meno fatica. Qua carri, cavalli e truppe, qua se c'erano tutte le persone era più semplice. Che vedete è il frutto delle piogge dei giorni recenti, che ovviamente essendo medolo passa attraverso la roccia e scende nella torre. L'emozione del luogo è inutile, l'istinto ci dice le cose, non siamo più abituati ad ascoltarlo, ma è così. Quindi questo luogo mai stato una prigione, nei secoli è stato un luogo di difesa, come è nata la torre, e le tracce di questo sono nelle aperture, larghe e strette, e nelle aperture che venite avanti un pezzo, voi che siete in quella zona. Ha riportato alla luce tutte cose di epoca romana. Voi vedete soltanto muretti e camminamenti, ma sotto i cellophane, per esempio, c'è un camminamento che ha un bellissimo mosaico. Bravo, non mi viene mai la parola mosaico. Come i minatori. Sperare in un caschetto di pelle, fruibili dai bimbi delle materne, per cui non presentano nessuna difficoltà o obiettiva. Grazie. C'è tanto di quelle piante qui andando verso il campione. Sì, poi ci sono anche tante chiese molto belle. Ritengo doveroso spiegarvi come mai questo luogo si chiama Fossa dei Martiri. Intanto il territorio, se vi girate a guardarlo, è un affossamento, un avvallamento del terreno. Dei martiri perché, e qua questa lapide lo ricorda, amore. Ribelli per amore, noi subito pensiamo ai partigiani, ma non dimentichiamoci i martiri delle 10 giornate di Brescia, ragazzi, che è una cosa eccezionale, cioè tutta Brescia coesa contro gli austriaci, ma donne, bambini, massaie, mariti.